Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Benvenuti. Il sole è sempre più forte, attira sempre di più. Questa è la nostra natura, di nostro centro Vaikuntha, che da adesso in poi tutti verso il mare, sempre qua. Tutti al mare. I'm certain. I'm going to give in English. Visto che siamo in pochi, se volete sedere un po' più avanti, venite molto più vicino. Mi sento incoraggiato. I feel encouraged that there's a little people around. Unfortunately, I cook for a few minutes. Sento più incoraggiato se siete tutti più seduti più vicini, così sembriamo più tanti. How many of you saw the newsletter? Chi è che ha visto la newsletter oggi? No, the newsletter that we send out. What? Io non ricevo nemmeno. No, non mi sento. Tutta la mamma. C'è sempre un articolo. Someone said it was rather scary. Qualcuno ha detto che il volantino era un po' inquietante. Had those kind of letters that they kind of tripping off the corners of the letter. Ci c'erano delle gocce di colore che scendevano un po' di dal titolo. Sì, un po' contrastante col titolo. It's not a horror story, by the way. Comunque non preoccupatevi, non è una conferenza di orrore. There were eyes coming out from the background. There were eyes coming out from the background. C'erano tutti degli occhi che dietro, come lo sfondo del volantino, che ci guardavano. So it looked a little scary. Sembrava un po' così inquietante. And to say something like this, trovare la vera felicità, find the real happiness, is kind of a presumptuous. Presuntuoso. Scrivere un titolo così, che appunto trovare la vera felicità, potrebbe sembrare presuntuoso. Like maybe we have the only real happiness. Come della serie, noi siamo gli unici che abbiamo la vera felicità. So that's quite presumptuous. That's quite presuntuoso. Okay. But I want to explain this evening how it's actually a scientific process. That whoever you are, from whatever religion or non-religion you are, doesn't matter. E stasera vi spiegherò scientificamente come funziona, non importa a quale gruppo appartiene o a quale religione appartiene, vi spiego un po' come funziona. Può essere un ateo, or a fanatic religious follower. Può essere un fanatico religioso. Doesn't matter. Non importa. Because actually, real happiness is already there within every single living entity. Perché la vera felicità comunque già all'interno di ogni singola essere vivente. Not only in Hare Krishna, so not only in Christian. Non solo dalle Hare Krishna o cristiani. Or any other. O qualsiasi altra. It's the nature of the soul. È la natura dell'anima. And every living entity is a spirit soul. Tutte le entità viventi sono anime spirituali. They're just different types of covering, different types of bodies. Un altro tipo di semplicemente sono corpi diversi. Which will explain more in detail. Che vi spiegherò più in dettagli. Why there are different types of bodies? Perché ci sono differenti tipi di corpi. This is depending on the three modes of material nature. E dipende molto dalle tre influenze della natura materiale.
And because we are naturally happy by definition, e siccome noi siamo naturalmente felici per definizione, we're always looking for that. Stiamo sempre cercando la felicità. Everyone has the inclination to look for happiness. Ognuno ha l'inclinazione, è incline a cercare la felicità. How many of you were here the other night on Thursday night? Chi è che era qui giovedì sera? How many of you understood the language? Quanti di voi riuscivano a comprendere l'inglese del maestro? E c'era la traduzione. How many of you understood the translation? How many of you understood the translation? Quanti di voi hanno capito la traduzione? Understood the gesture. But I think what everyone understood was the happiness of the Ma penso che tutto quello, cioè in tutti insieme quello che abbiamo capito è la felicità che lui emanava, che lui trasmetteva. The spiritual energy that was la sua energia spirituale che insomma, proveniva da lui. And we'll explain gradually how one comes to that. Platform. E oggi spiegheremo gradualmente come potremo arrivare a quella piattaforma. Anyone who's Chiunque, sincere, they can, sinceramente they can come to the same platform. Può arrivare a quella piattaforma. It's the natural quality of every soul. È la natura, è la, sì, la qualità naturale di ogni anima. But first, ma prima di tutto, Krishna gives some beginning stage. Krishna dà del uno stato iniziale. Il primo passo, dai. You have to learn Italian, otherwise. The other I'm giving English. I'm also hearing also for. What is your name? Kalyan. Kalyan. Krishna. So Bhagavad Gita is a handbook. La Bhagavad Gita è un libro manuale tascabile. This one is Tascano. The Italian one is not Tascano. Ma questo qui è tascabile, quello italiano no. Ci vuole lo zaino. Because the Bhagavad Gita explains step by step how to arrive at that state of. Perché la Bhagavad Gita spiega passo dopo passo come arrivare a quello, a quel traguardo. And it doesn't explain it just for a certain group of people. E non lo spiega solo per un certo gruppo di persone tipo l'indù. Anyone from any walk of life or any background who takes it up. È per tutti, non importa il passato, ma chiunque cerca di praticarlo. They'll arrive to the destination. Arriveranno alla destinazione. And Krishna starts at the basic. Now read one verse from the second chapter of Bhagavad Gita. Leggerò dal secondo capitolo della Bhagavad Gita un verso. Un verso dal secondo capitolo. Ma non ha gli occhiali. C'è qualcuno che c'ha gli occhiali da lettura? Dai, leggi. This is the 66th verse of the second chapter. The second chapter especially starts with explaining the difference between the body and the soul. Il secondo capitolo comincia a spiegare la differenza tra il corpo e l'anima, e questo è il verso 66 del secondo capitolo della Bhagavad Gita. It's a little further along. È un po' lunghino. No, it's a little further along, più avanti nel capitolo. Più avanti nel capitolo. Nasti buhira yuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata shantir ashantas kuta sukam. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there's no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? Chi non è collegato al Supremo nella coscienza di Krishna non possiede né un'intelligenza spirituale né una mente controllata necessaria per conoscere la pace. E senza pace come può esserci felicità? Come può esserci felicità? In altre parole, la prima passo
In other words, the first step is peace. In altre parole, il primo passo è la pace. So how do we become peaceful? Come possiamo diventare pacifici, tranquilli? Do all of us feel peaceful all the time? Tutti voi si sentite pacifici? Tranquilli? Tranquilli tutto il tempo, senza ansia? I don't think so. Non credo. Unless you're already fully realized. A meno che non siete completamente realizzati. And Krishna explains, he gives what Prabhupada calls a peace formula. E Krishna spiega quello che Prabhupada chiama la forma della pace, la formula della pace. Why aren't we peaceful? Perché siamo? Perché non siamo felici? Perché non siamo tranquilli. Liberi dall'ansia. Because we have desires. Perché abbiamo desideri. Which is natural. We're all, as a spirit soul, we naturally have desires. Perché è naturale per l'anima è naturale avere desideri. But we have false desires. Ma abbiamo i desideri sbagliati. Based on based on illusion. Basati su un'illusione. And Krishna explains in the, at the end of the fifth chapter of the Bhagavad Gita. E Krishna spiega alla fine del quinto capitolo della Bhagavad Gita. That as long as we think that we're the enjoyer, finché noi pensiamo che siamo noi i goditori, the proprietor, i proprietari, and that we have some other dear friend other than Krishna. Krishna's the dearmost friend. E abbiamo altri amici molto cari invece che Krishna. Doesn't mean we don't have dear friends. Questo non vuol dire che non dobbiamo avere dei cari amici. Leo, vieni qua. But Krishna says that to understand that he is our dearmost friend. Perché dobbiamo capire che lui è il nostro più caro amico. He's the one who actually cares about us. Perché lui veramente si prende cura di noi e si preoccupa per noi. But the first two. Ma i primi due. Are the cause of our anxiety and not being peaceful. Ma i primi due che lui ha citato sono la causa della nostra ansietà e quindi non riusciamo a trovare la vera pace. Because we want something. Perché noi vogliamo qualcosa. But we want something based on our identification with the body. Perché noi vogliamo qualcosa ma basato sulla identificazione col corpo. Do we think that this is something for me, this I don't know who it belongs to, but if I can take it, then it belongs to me. Questo è qualcosa per me, non importa chi appartiene, ma adesso appartiene a me. I don't know who it, where it comes from or non so da dove viene. To. I assume that it's just there by chance. Io presumo che sia lì per caso e quindi me lo prendo. I'm strong enough to take it, and then sono I can abbastanza enjoy it. Forte per prenderlo e gioire di questo. So, I'm accused of things. Sì. Sì. How many of you ever fallen in love? I mean, quanti di voi si sono innamorati? At least once in your life. Almeno una volta nella vita. There's a. Was it the nicest? How long did it last? Quanto è durato? Quanto è durato? That sensation of that happy sensation of being innamorato. Quella sensazione di felicità di essere innamorati. How long did it last? Quanto è durata? 4 anni? Sono 4 giorni. No, a little more than that. We're not being so pessimistic. Un po' più di 4 giorni, non siamo così pessimisti. And then what happened? E poi cosa è successo? We wanted to find it again. Poi abbiamo voluto trovarne un altro, abbiamo cercato per un altro amore, visto che quello era terminato. We thought, because the highest pleasure, the highest happiness, the highest enjoyment,
Perché la più alta felicità, la più alta gioia is love. È l'amore. It's natural that we're looking for happiness. È naturale che noi cerchiamo la felicità. But we're misinterpreting what means. Ma abbiamo interpretato male cosa vuol dire. There was just to get as an example of two different persons. Un esempio di due persone differenti. One young girl who was very much enamored in love. Di una ragazza giovane molto innamorata. And a sage who was trying to meditate. E un saggio che stava cercando di meditare. And he was sitting in a kind of peaceful place in the forest. Lui, il saggio, era seduto in un posto tranquillo nella foresta. And he seemed quite peaceful. He was absorbed in meditation. E a vederlo sembrava molto tranquillo, assorto nella sua meditazione. And all of a sudden, this young girl came running by. E all'improvviso questa ragazza giovane cominciò a correre di vicino a lui. Arrivò. She was going to see her lover. Lei stava andando a incontrare il suo amore, il suo amato. And she, as she was running, she didn't see the sage. She just bumped right into him. Ah, e lei mentre stava correndo, presa da questo sentimento, non ha visto il saggio e è andata addosso. And she still didn't notice him. E lo stesso, nonostante che gli era andata addosso, non l'aveva notata, continuava a correre. Like she bumped by his side. L'ha sfiorato. Sfiorata perché ha knocked him over. Ok, non è che proprio gli è andata addosso, l'aveva sfiorato. Knocked vuol dire sfiorare? Knocked him over. L'ha toccato e l'ha fatto cadere. But she was so absorbed in that feeling of happiness of going to meet her lover that she didn't even notice. Ma era così assorta di questo sentimento che appunto stava per incontrare il suo amato che non se ne è neanche resa conto di quello che era successo. That's a very high quality of love. Questa è una qualità molto alta di amore. We are so absorbed that we don't even notice or experience anything else around us. E sei così assorto che non riesci a vedere nulla che è intorno a te. That's explained to be, it's called vipralamba. E questo in sanscrito è chiamato vipralamba. Full absorption in separation from a loved one. Che vuol dire completamente che sei completamente assorto nella separazione dal tuo amato. So much so that you don't even realize what you're doing. Ed è così forte questo sentimento che non realizzi quello che stai facendo, quello che c'è intorno a te. Because then the girl was on her way back later. E poi quando la ragazza tornò indietro più tardi, ancora lì. No, the sage guy, he was quite angry. E incontrò il saggio che era abbastanza arrabbiato. He wasn't so peaceful. Non era così tranquillo. And the girl came by and was like, "Don't you realize what you did?" E quando la ragazza si avvicinò, stava camminando vicino a lui, a fianco a lui, lui la fermò e gli disse, "Ma non hai realizzato cosa hai fatto prima?" I'm sorry, I didn't even realize what I did. E lei si scusò dicendo, "No, scusa, non mi ero proprio accorta, non ho neanche realizzato quello che stava accadendo." I was going to see my lover. Stavo andando a vedere il mio amato. And so I'm sorry. E così gli ha chiesto scusa. And that's the we want to develop that kind of love. E noi vorremmo sviluppare quel tipo di amore. That is so intense. Così intenso. And sometimes we experience it like this girl, she was experiencing that. E a volte lo sperimentiamo come questa ragazza che lo stava sperimentando. But it didn't last. Ma non durò. It's temporary. Era un amore temporaneo. So we'll go back to the peace. E allora torniamo indietro alla pace. Because Prabhupada Krishna explained very clearly that without being peaceful, there's no question of happiness. Perché è spiegato che se non sei in pace, non c'è questione di felicità. And as I explained, there are three ways to become peaceful. E come ho spiegato ci sono tre modi per diventare tranquilli. Certo, senza ansia, senza stress. In pace con se stessi. In pace con se stessi.
And as we explained that the first one is to realize that Krishna is the owner, God is the owner of everything. Everything is his property. Il primo è di realizzare che Krishna è il proprietario di tutto. Nothing is mine. E niente mi appartiene. Even this body. Anche questo corpo. And it's all his. E appartiene tutto a lui. And the second, this is sometimes hard to digest. E il secondo a volte è difficile da digerire. No, the first and second, they're both hard to digest. Anche il primo comunque. Because we're very much identified with I'm the enjoyer, I'm the proprietor, at least of something. Perché siamo abbastanza identificate che noi siamo i goditori, siamo i proprietari. But because we're not, perché siccome non lo siamo in effetti, then we live in a constant anxiety. Così viviamo in una ansietà costante. How can I maintain that? How can I come posso mantenere, come posso tenere quello che ho? Because it's not real, so we're always struggling to try to keep hold of something which it's not real. Perché non è reale, quindi cerchiamo di trattenere, di mettere insieme qualcosa che non è reale. And so we're always in anxiety. E così il risultato è che siamo sempre in ansia. And we're not peaceful. E non siamo in pace con noi. But we can see persons who have fully realized that position. Ma vediamo che le persone che hanno realizzato questa posizione. Like this monk sadhu who visited us the other night. Per esempio questo maestro, questo sadhu che ci ha visitato giovedì sera. He doesn't have anything. He doesn't have a house. Lui non ha nulla, non ha doesn't la casa, car, non ha la macchina. Doesn't have a wife. Non ha la moglie. Did you ever see anyone so happy? Avete mai visto qualcuno così felice? Our mind goes into tilt. How is it possible? La nostra mente va in tilt, dice ma com'è possibile? That he has nothing, he claims nothing as his own. Lui non sente che gli appartiene niente. He has nothing to enjoy. Che non c'è niente da godere. Che only, niente gli appartiene. He eats a little rice and dal. Mangia solo un pochino di riso e lenticchie. Qualche verdura. Con delle verdure. And he was just emanating happiness. Ed emanava felicità. This formula doesn't click in our mind. Questa formula non entra nella previous conceptions. Non si incastra nella nostra mente per il dovuto ai concetti precedenti delle vite passate. That's why we have to regularly study the Bhagavad Gita. E per questo motivo dovremo studiare regolarmente la Bhagavad Gita. And gradually we'll come to this understanding. E gradualmente arriveremo alla comprensione di ciò. Now I'd like to and then remember the third one. The third one is very relieving, is very nice. Il terzo punto è questo da sollievo perché è bello. The Krishna is our dearmost friend. Che Krishna è il nostro migliore amico. Because if you just hear the first two, perché ascoltare i primi due, it sounds like he's a slave driver. E sembra quasi che lui è come si dice? He wants to enjoy everything. Lui vuole godere di tutto lui. He wants to own everything. È il proprietario di tutto. So what's in it for me? E allora a me cosa rimane? But then the third one is that Krishna is our dearmost friend. Ma il terzo è che Krishna è il nostro migliore amico. He gives us everything. E ci dà ogni cosa. And he has the greatest love for us. Lui ci ama tanto, ha un grande amore per noi. And if we just can hook into this formula, e se noi cerchiamo di girare all'acciare a questa formula, all'acciarci a questa formula, possiamo trovare in vera felicità. E we'll develop faith in it, because this requires some faith. Questo però richiede fede. Not blind faith. Non la fede cieca. Faith comes by associating with persons who have already realized that. E la fede viene da persone che hanno già realizzato questo, che hanno una grande fede. We see someone who's experiencing that, then we have faith that it exists. That it's perché se noi vediamo qualcuno che lo sta sperimentando, allora noi sviluppiamo più fede perché vediamo che è possibile. So I'd like to move on to
The last chapter of Bhagavad Gita. Adesso mi sposterò all'ultimo capitolo della Bhagavad Gita. Because it's explained that there are three influences which like ropes. The word guna means rope. Cord. Volevo spiegare appunto questi tre guna che sono come che vuol dire tre corde. Sì. We're controlled by three. We're tied up by three ropes. E noi siamo appunto legati a queste tre corde sottili. They're called gunas. Si chiamano guna in sanscrito. Or three influences. Oppure si può dire anche le tre influenze della natura materiale. And Krishna goes into quite detail in this. There's a whole chapter about the three modes of material nature. E Krishna nella Bhagavad Gita va in questo capitolo va abbastanza nei dettagli. But since we're speaking about happiness. Ma siccome stiamo parlando di felicità. And the last chapter, Krishna explains three kinds of happiness. E nell'ultimo capitolo della Bhagavad Gita Krishna spiega tre tipi di felicità. Cioè quite clear, quite graphic, and it has nothing to do with our religion or che non c'entra nulla con la religione. Or some dogma. O qualche un dogma. Just explains how the material nature works. Semplicemente spiega come funziona la natura materiale. How different kinds of people are influenced by different energies. Come persone diverse vengono influenzate da energie diverse. And these three energies are one is called sattva or the virtù or goodness. La prima è chiamata sattva che vuol dire appunto virtù. Second is called rajas or passion. La seconda è rajas, la passione. And the third is ignorance or tamas. E la terza è l'ignoranza, il tamas. And these three influences are all pervading. We're all of us are influenced by one of these three or a mixture of these three. Siamo tutti influenzati da questi tre guna, o uno o l'altro, o un misto di fra tutti e tre. And the Bhagavad Gita helps us analyze where I'm at. E la Bhagavad Gita ci aiuta ad analizzare dove sono queste under which guna in quale guna sono situato. And how it works. E come funziona. The Bhagavad Gita tries to bring us from ignorance to passion, finally to goodness. La Bhagavad Gita cerca di portarci dall'ignoranza alla passione e alla fine alla virtù. Because without coming to goodness, then there's no question of peace, and without peace, there's no question of happiness. Allora, se non si arriva alla virtù, non c'è, non se ne può parlare né di pace, e se non c'è la pace, non c'è neanche la felicità. Just to give an example, passion means this strong desire to enjoy material things. Giusto per dare un esempio, la passione è il voler avere un forte desiderio di godere della materia. To gratify our sensual desires. Per gratificare i nostri sensi sensuali. Money, sex. I soldi, power, il sesso, il potere, la posizione. And to work very hard to acquire that. E lavorare molto duro per ottenere questo. And that, and you won't find anyone peaceful in that condition. E nessuno trova pace in quelle condizioni. Because you're never satisfied. Perché non sarai mai soddisfatto. Always want more. Vuoi sempre di più, di più. But let's read these three verses are quite interesting. E leggiamo questi tre versi che sono molto interessanti. Because they describe. Perché descrive. Three different kinds of happiness. Tre tipi di felicità. And you'll see each one gets less and less. E vedremo che uno dopo l'altro sarà sempre meno. And then most of us in today's society are. E la maggior parte di noi oggi nella società. Are influenced by this. Siamo influenzati da questi. E secondo due. Passione e ignoranza. Passione e ignoranza. And therefore our conception of happiness is based on that. E così la nostra concezione della felicità è basata su questi. If I
go outside right now and ask any of these people, anyone walking down the street or anyone sitting here at the bar, what would bring you happiness? Se io adesso esco fuori e chiedo a chi passa per la strada o anche semplicemente alle persone che sono sedute qui al bar, chi vi dà la felicità? What will give you happiness? Cos'è che vi dà veramente felicità, gioia? Most of them will say that money. La maggior parte risponderanno in soldi. Somebody here might say if Bologna would win. Magari già dirà quando vince Bologna. Someone would say, maybe the younger fellow, they might say, if a beautiful woman. Magari qualche ragazzo giovane dirà una bellissima donna. Or vice versa, a woman. O viceversa, un uomo forte. But pretty much you can count that most of them would respond like that. Sì, più o meno risponderebbero così. Because that's the prevailing perception of happiness. Perché quella è la percezione della felicità in questo mondo. So let's read a verse that describes leggiamo questo different verso kind of happiness. Che happiness, descrive la diversi tipi di felicità, la felicità. Happiness in the mode of goodness. Nella virtù. Isn't it nice that Bhagavad Gita in English? Sorry, so sorry. Bella questa Bhagavad Gita in inglese, te la puoi mettere in tasca, aprirla quando vuoi. Yatara greve shamiva pariname mritopamam tatsukam sattikam proktam atma buddhi prasarajam. That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization, is said to be happiness in the mode of goodness. Quello che all'inizio sembra nettare, poi diventa veleno. La felicità che all'inizio sembra veleno, ma alla fine si rivela simile al nettare e risveglia alle realizzazioni spirituali, nasce dalla virtù. That's what probably some of us are experiencing right now. Magari adesso lo stiamo sperimentando questo. Everyone here and many others, they've come close to spiritual life. Diversi di voi che siete qui sono arrivati, si stanno avvicinando, stanno diventando sempre più, si avvicinano sempre di più alla vita spirituale. Some of you are practicing regulations of spiritual life. Stanno seguendo le regole della vita spirituale. Is it easy? È facile? Well, honestly speaking. No, sir. Living in today's in the world, is it easy? È facile vivere oggi in questo mondo e seguire i principi della spiritualità? No, diciamo onestamente. Ma Krishna says here that it's like poison in the beginning. Ma Krishna nella Bhagavad Gita dice che all'inizio è come veleno. Our mind says, no, I want to do that, I want to eat that, I want to. Perché la nostra mente abituata a cattive abitudini dirà no, ma io voglio fare come facevo prima, voglio mangiare quello, voglio fare quell'altro. But one, so that means it's like poison in the beginning. E per questo si dice che all'inizio è come il veleno. But if you continue. Ma se uno continua. That's why there's so much encouragement nowadays. I see there's so many senior spiritual leaders and masters all speaking about mode of goodness practices. Infatti oggi c'è molto incoraggiamento da diversi leader spirituali che stanno cercando di parlare sempre della virtù. How to live in goodness. Come vivere almeno nella virtù. Become vegetarian. Diventare vegetariano, non bere alcolici. Be kind. Essere gentile. Some spiritual practice, yoga. Fare qualche pratica spirituale, yoga. Because actually you can't enter into real happiness or spiritual happiness without coming to the goodness stage. E non puoi entrare nella vera spiritualità se non sei nella virtù.
But there's this problem. Ma c'è questo problema? This poison in the beginning problem. Ma c'è il veleno all'inizio che è un po' un problema. We see many people. I even know some people who are here. Some people they come and they practice, try for some time, and then they go away. Sì, come vediamo, a volte ci sono delle persone che vengono, praticano un pochino e poi dopo se ne vanno. Why? Perché? And then other people who are continuing practicing, they ask me, well, why? E a volte le persone che continuano a praticare chiedono, ma perché se n'è andato? Because they didn't make it through the poison part. Perché non ce l'hanno fatta superare la parte del veleno. And enter into the nectar part. E entrare nella parte del nettare. Because it requires intelligence. Perché richiede una certa intelligenza spirituale. It requires sincerity. È richiesta la sincerità. Have a vision, a longer vision. Avere una visione lunga. And that's what the Bhagavad Gita gives us. È quello che ci dà la Bhagavad Gita. Because now we'll look at what the other two kinds of happiness, what happens. Perché adesso andremo a vedere cosa succederà con gli altri due tipi di felicità. These other kind of happiness are much quicker. Questi due tipi di felicità che adesso vi citerò sono più veloci. You get the pleasure right away. Tu prendi subito la felicità all'istante. Riesci a ottenere la felicità subito. It's something like when we were children. È un po' come quando eravamo bambini. Did you want to go to school? Volevate andare a scuola? No. No, in the beginning, maybe after some time you got to like it. Magari all'inizio no, adesso abbiamo la secchiona qua che dice di sì. I don't know how many of you can remember. I can still remember being pushed up, dragged out of the car for the first day. Quanti si ricordano? Io mi ricordo ancora che dovevo essere trascinato fuori dalla macchina per essere portato a scuola. Anche Prabhupada, primo giorno. Did any of you remember that? Experience. I don't know. I can still close my eyes and envision being in the car. That was 64 years ago. Because it's a strong experience. Perché è stata un'esperienza forte. I want to play, I want to enjoy. Io volevo giocare, volevo divertirmi. But my parents had superior intelligence. Ma i miei genitori avevano una intelligenza superiore. And because they controlled my life. E siccome controllavano la sua vita perché lui era piccolo. They brought me to school. Mi portarono a scuola. Because they knew. Perché sapevano. That if I don't go to school, se non fossi andato a scuola, in America you'll end up homeless. E in America diventi un barbone. And you'll have senza no casa, dai. Same. Senza tetto. Senza niente. And you'll suffer. E poi soffrirai. You'll have no money, you'll have no food, you'll have non avrai house, soldi, non avrai la casa, non avrai il cibo. And you won't have any intellectual stimulation or happiness. Non avrai nessuna stimolazione intellettuale. So they made me go to school. E così mi hanno portato a scuola. Sometimes it was nice. A volte era anche bello. Sometimes it was really stressful. A volte era stressante. But it was for a higher goal, a happiness in the future. Ma era per un traguardo elevato, per la felicità nel futuro. Something like happiness in the mode of goodness. Qualcosa come la felicità nella virtù. But then the second one is happiness in the mode of passion, which most of us are pushed by. Ma la seconda è la felicità nel modo della passione, che molti di noi. Vishayendriya sanyogad yatara gremritopamam pariname vishamiva tatsukam rajasam smitam. That happiness which is derived from contact of the senses with their objects, and which appears like nectar at first,
but poison at the end is said to be of the nature of passion. La felicità nata dal contatto dei sensi con i loro oggetti, che all'inizio è simile al nettare, ma alla fine diventa veleno, appartiene invece alla passione. I don't know if I want to read it, but it's quite direct. Non so se voglio leggervi la spiegazione di Prabhupada, che è abbastanza diretta. Siete pronti? Lasciate le cinture di sicurezza. Quando un uomo, a young man and a young woman meet, and the senses drive the young man to see her, to touch her, and to have sexual intercourse. In the beginning, this may be very pleasing to the senses, but at the end, or after some time, it becomes just like poison. They are separated, or there is divorce, there is lamentation, there is sorrow, etc. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness derived from a combination of the senses and the sense objects is always a cause of distress and should be avoided by all means. Quando un uomo incontra una donna, i suoi sensi lo spingono a guardarla, a toccarla ed avere con lei rapporti sessuali. Sebbene tutto questo all'inizio sembri molto piacevole per i sensi, dopo un certo tempo si trasforma in veleno. La coppia si separa o divorzia, cominciano le lamentele, i dispiaceri e altri malumori. Questo genere di felicità generata dal contatto dei sensi con i loro oggetti proviene sempre dalla passione e alla fine è sempre fonte di tormenti. È meglio quindi evitarlo in tutti i modi. The other day, some of you met her. She was my nuora, my daughter-in-law. L'altro giorno è venuta a trovarmi. Alcuni di voi l'hanno incontrata, la mia nuora. And she was staying at our house where we live up in Monzuno. E stava con noi su nella casa a Monzuno. And around 2:30, 3 o'clock in the morning. Verso le 2:30, 3 del mattino, we start hearing screaming and yelling. Abbiamo cominciato a sentire urlare a più non posso. Because we have some neighbors, a young couple upstairs. Okay. Perché abbiamo i nostri vicini, era una coppia di ragazzi giovani. Fiume di parolacce, di maledizioni. Urla, parolacce. Fiumi di parolacce, yes. Sì. Bad words, nasty words, cursing and everything. Maledizione, un po' di tutto, dai, perché si sentiva abbastanza bene, purtroppo. Yeah, floor is not so thick. I don't know if I can. Okay. You can imagine, you can imagine. And there was no. Lasciamo immaginare il resto. That's happiness and passion. Sometimes they're completely enamored. A volte sono molto innamorati. And then there's so many other kinds. And then that night there was yelling and screaming. E poi magari di notte urlano. You can imagine that you could feel through the floor the unhappiness, the frustration. Potevamo sentire attraverso dalle mura come traspariva questa felicità, questa sofferenza, sì. They were definitely not peaceful and nor were they happy. E non c'era né felicità né pace. Né felicità. Because their happiness is based on passion. Perché la loro felicità era basata sulla passione. I'm sure every one of us has experienced this. At some time or other in our life. E magari ognuno di noi ha avuto questa esperienza durante il corso della vita. Something that was nectar. What is the nectar? The nectar was being enamored, falling in love. Allora, all'inizio c'era il nettare cos'era? Essere innamorati. Enjoying the sensual pleasure. A godere di piacere dei sensi. And then disenamoramento. E poi quando passa, che non sei più innamorati, then
tend to switch to the other side. Allora dalla parte opposta. So the message of Krishna is. Allora il messaggio di Krishna è. That kind of happiness doesn't last. Che quel tipo di felicità non dura. It's not real happiness. Non è la vera felicità. But it's really programmed real deep into our psyche. Ma è molto programmata nel nostro subconscio. Where most of us are convinced, still, even though we're here, we're still convinced that that's some happiness will be there. Anche se siamo qui, comunque siamo sottilmente ancora convinti che quel tipo di felicità c'è. There is some. There's some happiness. C'è, non è che non c'è, ma è poca. Otherwise, nobody would go after. Se non c'era qualche del vero piacere, cioè del piacere, della felicità, perché tutti la rincorrono. But unfortunately, it's followed by unhappiness. Ma purtroppo dopo è seguita dall'infelicità. So it's not the real solution. It's not the happiness we're really looking for. E questa non è la vera soluzione. Non è la felicità che stiamo veramente cercando. You want to read the next, the last one? Vogliamo leggere insieme l'ultimo? Happiness in ignorance. La felicità in ignoranza. Did you ever know anybody that if you asked them what would you really like to do, what would really make you happy? Scusa. How many of you have know people or ask people if you ask them what would really make you happy? Quanti di voi avete conosciuto persone quando le hai chiesto cosa ti renderà veramente felice? And they answered, I could just sleep all day. La risposta era che posso dormire, mi piacerebbe dormire tutto il giorno. If I could just get drunk. Vorrei ubriacarmi. And just be able to sleep all day on Sunday. E dopo cadere addormentato tutta la domenica. Do you know anybody like that? Qualcuno ha sentito così? La conosci qualcuno così? Avete conosciuto qualcuno? Il loro piacere così? Il loro piacere era questo? I can just get drunk, take some pills, just get intoxicated completely out of our brain, and then sleep. Che magari prendono degli intossicanti e poi si mettono a dormire. For some people, that's what they consider. E per alcuni questa è la felicità. This is the 39th verse of the 18th last chapter. Yada gre chanu bande cha sukha mohana matmana nidra lasya pramado tam tatamasam buddharitam. And have you ever heard of nidra yoga? Avete mai sentito parlare della yoga nidra? Yoga nidra. What does nidra mean? Cosa vuol dire nidra? Sleeping. Dormire, sogno, dormire. And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end, and which arises from sleep, laziness, and illusion, is said to be of the nature of ignorance. Infine, la felicità cieca alle realizzazioni spirituali che risulta una cimera dall'inizio alla fine e nasce dal sole. Una chimera dall'inizio alla fine e nasce dal sonno, dalla pigrizia e dall'illusione, appartiene all'ignoranza. One who takes pleasure in laziness and in sleep is certainly in the mode of darkness, ignorance, and one who has no idea how to act and how not to act is also in the mode of ignorance. For the person in the mode of ignorance, everything is illusion. There is no happiness either in the beginning or at the end. Il soggetto che ama oziare e dormire è certamente nell'ignoranza, come anche chi ignora completamente ciò che va fatto e ciò che va evitato. Per lui tutto è illusione, non c'è felicità né all'inizio né alla fine della sua ricerca del piacere. A meno quella in passione, at least the one in passion, some pleasure is there in the beginning.
Almeno per quelli che sono nell'influenza della passione, all'inizio c'è un certo piacere. One who is in Thomas, ma colui che ignorance, è nell'ignoranza is just in a stupor, from the beginning to the end, he's just half asleep all the time. There's no happiness, not in the beginning. Sempre stordito e non c'è né felicità né all'inizio né in mezzo né alla fine. È sempre molto così stordito. Have any of you been to Piazza Verde sometime? Quante volte siete stati in Piazza Verde? Have you ever seen someone who fits the description here? Avete visto qualcuno che sembra riempire questa descrizione che c'è? I think so. They're never happy. Non sono mai felici. But the illusion is making them think if I just drink some more, if I just take some more pills. Ma l'illusione gli fa pensare che ma se bevo di più, se prendo più pillole, forse sarò più felice. But they're unfortunately never happy. They just live in a stupor and an illusion. Non gli arriva e continuano a girare storditi in questa illusione. So the conclusion is. Così la conclusione è. That happiness in ignorance is just not there. There is no. Allora happiness. La conclusione è che la felicità in ignoranza non esiste. And these kind of ignorance, passion, and goodness are lifestyles. E questo tipo di ignoranza, passione e virtù sono stili di vita. What we eat. Quello people che we associate with, chi stiamo, con chi siamo in compagnia, our habits, our life habits, le nostre abitudini, and the description is quite clear. E la descrizione della Bhagavad Gita è molto chiara. If our life habits are under the influence of tamas, se le nostre abitudini sono sotto l'influenza del tamas, dell'ignoranza, so we're sitting on the street. Always intoxicated and sleeping. Magari sono seduti nella strada, sono sempre intossicati, dormono lì. Everything we send to tomorrow, everything that we're supposed to be doing, we're always. Rimandano sempre a domani, magari noi hanno degli impegni, però li rimandano sempre. Lazy, thinking sono that molto pigri. If I don't work, then that's good. I'll enjoy. Se non lavoro, quello va bene, posso gustare. I'll enjoy by not doing anything. Posso gioire non facendo nulla. But we can see that's not the key to happiness. Ma quella non è la vera felicità. Non è la chiave. Non è la chiave della felicità. Most of us are coming from the second one, the middle one. Molti di noi vengono da quella in mezzo, dalla passione, no? Otherwise. From ignorance, it's very difficult to pass right up to goodness. Dall'ignoranza è molto difficile arrivare subito alla virtù. So most of us are coming from middle stage. Molti di noi vengono dalla parte di mezzo, dall'influenza della passione. Work hard. Lavorare duro. Acquire things. Ottenere cose, traguardi. Find the right partner. Trovare la persona giusta. And enjoy my senses. E gustare da piacere nei sensi. And that's, but we, as we all admitted that was some pleasure in the beginning, but it didn't last. E tutti l'avete ammesso che c'era un certo piacere all'inizio, ma non ha durato. And not only doesn't last. Ma non è che solo non dura. But it the other side of the coin is great distress and unhappiness. Che poi dopo sperimentiamo sofferenza. Yes. How many of you have been cheated in a relationship? Quanti di voi sono stati imbrogliati traditi, sì, nella relazione? It's okay if you don't want to raise your hand. Probably happens to most. Is there anything more painful than that? C'è qualcosa di più sofferente di quello quando si è traditi? I don't think I've experimented anything more painful. Non ricordo di aver sperimentato qualcosa di più sofferente di quello di essere traditi. Because we give our love.
perché noi diamo il nostro amore, the other person reciprocate, and then, e l'altra persona reciproca, e poi then they don't reciprocate, they give somewhere else. E poi dopo no, a un certo punto non reciprocano più e vanno da qualche altra parte. We have faith in someone. Abbiamo fiducia in qualcuno. We put our trust in someone. Ci crediamo in lui. And then they break that. E poi dopo rompono questa fiducia. I've never experienced anything more suffering, greater suffering. Non ho mai sperimentato una cosa più sofferente di quella. So, and unfortunately, that's usually what happens. E sfortunatamente è quello che succede, purtroppo. When we're looking for pleasure in the mode of passion. Quando noi cerchiamo la felicità nell'influenza della passione. That doesn't mean there can be relationships, man and woman. Quello non vuol dire, non sto dicendo che non ci possono essere relazioni fra uomo e donna. There's also relation in goodness. C'è anche una relazione nella virtù. That means faith and love are there. Che vuol dire che fede e amore sono presenti. But it's our spiritual realization which unites us. Ma è la nostra, sono le nostre realizzazioni spirituali che ci uniscono. Il nostro cammino spirituale che ci unisce. So that goes above passion, that comes up to goodness. E questo è come che dalla passione uno va, arriva alla virtù, passa alla virtù. It might seem like that description of passion might seem like, and it, in the end it says it should be avoided at all costs. E perché alla fine è spiegato come la relazione di passione deve essere evitato. Sì, that doesn't mean relations should be avoided. Ma non, questo non vuol dire che le relazioni devono essere evitate. It means relations with the spirit to exploit and enjoy should be avoided. Bisogna evitare le relazioni dello sfruttamento l'uno dell'altro. To enjoy the senses of the other. Lo sfruttamento. Bagno lì nell'angolo. Actually, we're going to tell some stories. Adesso vi racconto qualche storia così non magari vi state un po' annoiando. Troppo filosofia con questa casa. Perché non è continuato? Perché chi è seduto lì gli arriva proprio diretto. Però no, perché in questo angolo veramente si soffoca. This it doesn't come around, it doesn't hardly ever get this way. Ecco, dai. There was you want to tell the story of someone? There was once a sage. Una volta c'era un saggio. His name was Sanatan Goswami. Che si chiamava Sanatana Goswami. He lived in Vrindavan. E lui viveva a Vrindavana. He actually previously he was very very wealthy. In realtà lui prima era molto ricco. He was a minister, prime minister of Bengal. Era il primo ministro del Bengala. Which nowadays includes what nowadays is divided in two, which is Bangladesh and West Bengal. Che includeva quello che oggi è diviso in due, il Bangladesh e il Bengala. Millions of people. C'erano migliaia di persone, milioni di persone. And he was the prime minister. E lui era il primo ministro di. And when he collected the taxes, he got a nice big chunk of the taxes. E quando lui collettava le tasse, si prendeva una buona parte. Like most politicians do. Così come molti politici fanno oggi. Always. È sempre stato così, And very, very wealthy. Ed era molto ricco. And he became so attracted to Sri Chaitanya Mahaprabhu. E lui era stato così affascinato, attratto da Sri Chaitanya Mahaprabhu. To the spiritual path of bhakti. Dal sentiero spirituale della bhakti. That he gave up all of his wealth and position, che lasciò tutto, la sua ricchezza, la sua posizione, family, la sua famiglia, and he moved to Vrindavan. E se ne andò a Vrindavana. And he lived very, very simply. E lì visse in modo molto, molto semplice. He would live with just some little cloth around. E lui viveva con un pezzo di stoffa intorno alla vita. Viveva sotto gli alberi.
And he was experiencing spiritual pleasure every moment. Ma lui sperimentava il piacere spirituale in ogni istante. But he had something. Ma lui possedeva in realtà qualcosa. He had it's called philosopher's stone. Qualcuno gli aveva donato la pietra filosofale. Means whatever you touch with it turns into gold. Che vuol dire che qualsiasi cosa tocchi con quella pietra diventa oro. Practically you can go around and have as much money as you want without doing anything, just touch iron. Puoi toccare appunto con questa pietra il ferro che si trasforma in oro e quindi puoi non lavorare per la vita perché. It's like you hit the jackpot, you won the lottery. Con questa pietra è come se tu vincessi la lotteria. Do they still have the lottery per la vita? C'è ancora questa lotteria per la vita qui. You get so much money every month for the rest of your life. Che si ricevono soldi per tutta la vita ogni mese. È finita, cosa dicevano qua? One Indian fellow who came here, he won that. Oh, è un indiano che veniva dove eravamo prima in Via Rialto, ha vinto, stava per tornare in Bangladesh che ormai aveva perso tutto. Perso lavoro, he lost his work, he didn't have anything in it. He played the last card. Aveva perso il lavoro e tutto e aveva fatto l'ultima, aveva giocato l'ultima carta. And he won. E ha vinto. Era ratagliato l'altro giorno. Yeah, ha dato anche una bella donazione. He gave a nice donation to pay for the whole theater festival. Perché sa che gli arrivavano da lì, insomma, non gli anni lo sanno. But Sanatana Goswami. This man who was looking, he was also in a desperate situation. E quest'uomo, not the sage, this other fellow. Sì, un signore era disperato e stava cercando la ricchezza. And someone gave him the advice: go ask this sadhu, the sage. E qualcuno gli diede questo consiglio: fa vai da Sanatana Goswami, vedrai che lui ti potrà aiutare. He has a philosopher's stone. Perché lui, ho saputo che lui ha questa pietra filosofale. And so this man went to approach Sanatana Goswami, please, can you give me this? E allora questo uomo disperato andò da questo sant'uomo Sanatana Goswami e gli chiese: per favore, mi puoi aiutare? I'm so poor, I'm sono così povero. E non ho bisogno di soldi. So che tu. I know that you have this special stone. So che hai questa pietra speciale. Okay, if you want, I can give you. E sono andato a Goswami, sì, va bene, te la do. Where is it? Fa, e dove la posso trovare? Dov'è? It's over there. E lì nel. There's all garbage over there. E era lì dove c'è tutta la spazzatura, il rusco, come dite voi. E questa pietra filosofale la teneva nel rusco. He didn't think twice, he just ran over there and said, oh. E quest'uomo non ci pensò due volte, spostò tutta la spazzatura e si impossessò di questa pietra. In the 1850s in America, in California in particular. Nel 1850. 1850 in America, nelle zone di California, hanno scoperto oro. They discovered gold in California. And there was a huge migration from all over America. They all moved. Everyone was. E ci fu una grande migrazione da tutta l'America, andavano tutti a cercare l'oro. Some they found it. Qualcuno trovò l'oro. And many didn't find it. E qualcuno non trovò. And when they would find it, they would hold it up and would say, "Eureka!" The word was, I don't know, sure what it meant, but when they found gold, they would say, "Eureka!" Ho trovato. Eureka. 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 They were pronouncing it in America. Eureka! I found it. E quando lo trovavano dicevano Eureka, l'ho trovato. So you can imagine this fellow. He It was like, Eureka, I found it. Immaginate questo qui che ha trovato la pietra filosofale. This wasn't just one piece of gold. This meant I can have all the gold I can. Quello non era solo un pezzo di oro, ma poteva trasformare tutto in oro. And then he went around and he got all excited and he got his first
big piece of gold. E così trasformò subito tante cose in oro. But then he had a little bit of intelligence. He was Ma lui non era, aveva un po' di intelligenza, non era solo così avido. He also saw that, you know, I got all this gold. Did you know what happens to people who win the lottery? Sapete cosa succede alle persone che vincono la lotteria, la statistica? They usually become poor again. They usually become quite unhappy. Di solito o ritornano a essere poveri o sono comunque infelici. They ruin their relationships. Rovinano le loro relazioni. Because everybody comes after them to try to get something. Perché tutti vanno da loro perché sanno che è diventato ricco e vogliono i suoi soldi. So he had a little bit of intelligence. E questa persona aveva un po' di intelligenza. He could see he wasn't becoming immediately happy. E vedeva che non era poi così felice con tutto quest'oro. How am I gonna keep my gold? La paura di senso come posso tenerlo che nessuno me lo porta via. Arrivato la mia parola. So he began to think, well, if this is so wonderful, so valuable, why did he keep it in the garbage? Allora lui cominciò a pensare, dice, ma se questa pietra ha così grande valore, perché Sanatana Goswami la teneva nell'immondizia, tra l'immondizia? So he went back to Sanatana Goswami. Allora tornò indietro da Sanatana Goswami. Could I please ask you, sir, why was this in the garbage? E gli chiede, ma perché questa pietra era nell'immondizia? Because actually he asked Sanatana Goswami, give me the most valuable thing. Così. Perché in realtà lui aveva, quando era andato la prima volta da Sanatana Goswami, aveva chiesto, dammi la cosa più preziosa che possiedi. But Sanatana Goswami knew that for this man, his idea of the most valuable thing was philosophy. Ma Sanatana Goswami sapeva che per quest'uomo la cosa più di valore era questa pietra. In quel momento aveva quel tipo di coscienza. So then he said, okay, I'll give you the most valuable thing. You're right, this isn't the most valuable thing. E così Sanatana Goswami gli diede questa pietra. No, he said, what? Perché... ok, quando poi l'uomo tornò e disse, ma se tu tenevi questa pietra nell'immondizia vuol dire che hai qualcosa che ha più valore, ma perché non mi hai dato questa cosa invece di darmi la pietra filosofale? Said, okay, I'll give you the most valuable thing. Allora Sanatana Goswami disse, ok, allora adesso ti darò la cosa che ha più valore. But first, ma prima di tutto, take this philosopher's stone and throw it in the river. Se vuoi che ti do questo dono più prezioso, devi buttare via nel fiume la pietra filosofale. That's what we all have to do. E questo è quello che dovremmo fare tutti. Take our ideas of material happiness and pleasure and throw it in the river. E toglierci questa idea della sbagliata della felicità e buttarla nel fiume. So he was, like I said, he had some intelligence, so he said, okay. He had some faith, so he threw it in the river. E siccome lui aveva anche appunto questa intelligenza spirituale, aveva fede, in Sanatana Goswami buttò questa pietra filosofale nel fiume. No, l'uomo ha buttato nel fiume. L'uomo aveva fede in Sanatana Goswami e buttò questa pietra nel fiume. And came back to Sanatana Goswami. E tornò da Sanatana Goswami. And so he was thinking, I really gave up a lot. Okay, now you really better give me the real thing. E pensava, ho buttato via veramente una cosa molto preziosa, ho dovuto fare un grande sforzo, quindi adesso mi devi dare veramente. This better be good. Di speciale, deve essere veramente qualcosa di incredibile. And so what did he do? E cosa ha fatto? Anyone know? Qualcuno lo sa? So repeat after me. E Sanatana Goswami disse, ripeti dopo di me. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare
Hare, Hare. E subito dopo gli ho detto vai a Shravanam Kirtan il 6 e il 7 luglio. So, come next week to Shravanam Kirtanam in Vrindavan. So the next there's one other story. C'è un'altra storia. It's a little more heavy. Un'altra storia un po' più pesantina. That you were going to tell. Actually, I'll tell because I have to say in English. La dico io e tu traduci. Ok. Se mi ricordo i dettagli. Allora, c'era un re che incontrò una bellissima ragazza e subito voleva averla. E questa ragazza... There was one king or one prince, important person, and he met one very, very beautiful young woman. E questa principessa era una spiritualista. E questa principessa era una spiritualista, aveva una conoscenza. Questa princess was a spiritualist. Così facciamo ridere un po'. E lei voleva insegnare una lezione a questo re, perché comunque aveva visto che lui possedeva una certa intelligenza spirituale, oltre a questo desiderio di godere della lezione. She wanted to teach him. She could see that he had some potential, so she wanted to teach him a lesson. E allora disse a questo re, torna fra una settimana e soddisferò il tuo desiderio, ti darò la mia bellezza. I'll reveal my beauty to you. You have to come back in 1 week? Come back in 1 week. And I don't know. actually she put him off for a few times. So no. Didn't just immediately say come back in a week. She put him off for a while. Allora lui dice che ho dimenticato di dire che l'aveva mandato via per un periodo. Per varie volte. Non è che subito gli aveva detto torna fra una settimana. And finally she said okay, come back in a week. E poi dopo, dovuto alle sue insistenze, lei disse ok, torna fra una settimana e ti darò la mia bellezza. E poi allora lei durante questa settimana cominciò a prendere delle purghe molto pesanti. E tutto quello che usciva dal suo corpo, perché poi queste purghe le causavano anche vomito e dissenteria, lei lo raccoglieva tutto in un contenitore di terra molto grande. So she, during that week, she started taking a purgative, what do you call it? Diuretics. Laxative. And everything that came out from her body, she collected it all in a big pot. Because she was vomiting, she had the diary. E così diventò molto emaciata, molto un colore brutto, perse tutta la sua bellezza. E she lost all her beauty and became completely emaciated, skinny. E quando il re tornò, big hollows in her, big black circles in her eyes. Trovò questa vecchietta, sembrava quasi una vecchietta, tutta emaciata, brutta. E disse, ma dov'è la bella ragazza che ho incontrato l'altro giorno? And so when the prince came back, and this woman was there at the door, he asked her, he said, well, where's the princess? E così diede a riconoscere. Lui non l'aveva riconosciuta. E lei disse, sono io. And she answered, it's me. E lui dice, no, non ci posso credere, non sei tu, non ti riconosco. No, it's not true. I can't recognize you, but no, doesn't look like you. It's not you. E allora lui dice, ma dov'è la tua bellezza? E lei ha detto, ah, vuoi la mia bellezza? Adesso te la do, non ti preoccupare, ti ho promesso la mia bellezza, adesso ti darò la mia bellezza. So where is your beauty? He said, I'll give you my beauty, no problem. Just come with me, I'll show you my beauty. E allora lui appunto fa, vieni con me. Ti farò vedere la mia bellezza, lui la seguì e dice guarda è lì dentro e quando lui aprì quest'anfora svenne dal cattivo odore. When he opened the door, naturally fainted. He opened the whole thing and then he fainted. E lei dice come volevi la mia bellezza adesso non ti piace. This is a story from the scriptures. Sì,
questa è una storia della riscrittura, non ce la siamo scordata. È un po' estrema, però rende l'idea. Allora lui comprese l'insegnamento di questa principessa e diventò uno spiritualista. Yeah, that the real beauty is the soul. Perché la vera bellezza è l'anima. And the nature of the soul is full of beauty, full of happiness. E la bellezza dell'anima è piena di, appunto, di bellezza e di felicità. So this may take some time for us to gradually come to this platform. Prenderà un po' di, richiede un po' di tempo per raggiungere questa piattaforma, dimensione. To experience spiritual pleasure. Per sperimentare il piacere spirituale. There's a certain period in spiritual practice. It's like a plateau, flat. C'è un certo periodo nella vita spirituale che è abbastanza piatto, si chiama Anartha Nivritti, è il periodo in cui si devono togliere tutte le cattive abitudini. Where we're not experiencing the full pleasure of spiritual life and we're renouncing the pleasures of material enjoyment. Quindi dobbiamo, non siamo ancora appunto nella felicità spirituale e non siamo più neanche in quella materiale. Siamo in uno stadio di. And that can become a flat plateau area. E dopo appunto diventa una cosa un po' piatta. For some people they may turn back. E alcune persone, siccome può durare parecchio, alcune fanno retromarcia. There's a very nice book called the Jaiva Dharma by Sri Bhaktivinoda Thakur. Molto bello, che si intitola Jaiva Dharma di Bhaktivinoda Thakur. And there's the description, it's a story actually. E in realtà è molto bello perché è raccontato come una storia. Story of the life of three or four different personalities who approach spiritual master. La storia di tre o quattro personalità diverse che avvicinarono un maestro spirituale. And all the different phases they go through. E descrive tutte le varie fasi che avevano passato. And explains all the philosophy from beginning to end. E in questo libro spiega tutta la filosofia dall'inizio alla fine. Going through, and practically because they're already persons that are like Brahmins from Brahmin family. Siccome erano già delle persone che erano nate in famiglie virtuose, brahminiche virtuose. Practically, and they took to the process very seriously. E presero questo processo in modo molto serio. In 2-3 months they arrived at pure devotion. E in 2-3 mesi arrivarono al puro servizio devozionale. And they described symptoms of ecstasy and entering into their spiritual relation with Krishna. E vengono descritti le estasi spirituali che loro provavano e la loro relazione con Krishna. But since we don't come from that background, ma visto che noi non veniamo da quel passato di famiglia brahminica, dobbiamo arrampicarci un po' di più. But if we read regularly the scriptures, ma se noi leggiamo regolarmente le scritture, and increase our intelligence. E aumentiamo la nostra intelligenza. And understand what's there at the end, where we're going. Potremmo capire cosa ci aspetta, dove stiamo andando, qual è il nostro traguardo. And second, we associate with persons who are already. We get sometimes the association of persons who are already there. E investire del tempo per avere la compagnia, ottenere la compagnia di persone che sono già arrivate. We'll have the faith and the intelligence to continue to progress towards the final. La fede e l'intelligenza per poter progredire in questo cammino. To go ahead, continue progress. Di andare avanti, sempre più avanti. Even though we may not be experiencing the full pleasure. Anche se non stiamo ancora sperimentando il pieno piacere spirituale, la piena della piena. Krishna is very kind. He'll give us some little taste. Ma Krishna è molto gentile, ci dà delle gocce, un po' di gusto spirituale per poter andare avanti.
But it requires sincerity to continue further. Ma è richiesta sincerità per poter andare avanti. And as, like I said, the company of advanced devotees. E la compagnia dei devoti avanzati. Why? Perché? Because it convinces us that is actually spiritual happiness is real. It actually perché ci convincono che la felicità spirituale è la vera realtà. Because everything else is telling us the contrary. Perché tutto il resto ci dice il contrario. All the publicity, all the media. Tutta la pubblicità, tutti i media. All the people around us. Tutta la gente intorno a noi. They're all saying we are the body and bodily pleasures. E ci dicono noi siamo il corpo. L'unica felicità è dal piacere al corpo. More and more and more, it's becoming more and more and more. That's all there is. E diventa sempre di più, sempre più quella direzione. That energy is pushing more and more in that direction. E quell'energia spinge sempre di più. So if we associate too much with that energy, then we'll rekindle our faith that yes, that's where happiness is. E noi più siamo in contatto con quel tipo di energia, cioè quella materiale, dici, e più allora ci convinciamo che in realtà forse hanno ragione loro. And the more we associate with spiritualists, e più ci associamo con gli, siamo in compagnia degli spiritualisti. That also includes hearing from the pure devotees by reading them. E questo include anche nell'ascoltare da puri devoti, appunto, come leggere i libri di questi puri devoti che li hanno scritti. That will increase our faith that no, there is something higher. E questo aumenterà la nostra fede e ci farà capire che c'è qualcosa di più elevato. Okay. Yeah. If there's any questions? Tu prima hai detto che dobbiamo realizzare che Krishna è il nostro migliore amico, cioè nel senso che veramente lui ha. Così si sente anche. Tu prima hai detto appunto che dobbiamo realizzare che Krishna non Krishna si... dice che dice sì, infatti va bene detto nel senso nelle tue spiegazioni. Però visto che è una cosa su cui sto riflettendo ultimamente, a volte può subentrare. I have to translate in English for a couple of them. I said before that Krishna's our dearmost friend, and then it's something that she's been reflecting on. Però a volte parlo per me, quindi forse non è così per tutti, posso entrare con un sentimento di indegnità, cioè di non essere degni poi di questa. Sometimes I come into sometimes comes into my mind a feeling of not being worthy. E cos'è che può aiutarci, diciamo, può aiutarmi e invece a superare questo sentimento e a comprendere veramente che davvero è proprio come lui dice, cioè che lui veramente ha a cuore la nostra felicità e cerca sempre di riportarci alla nostra dimora originaria, insomma. Quindi che cos'è che può aiutarci proprio, forse a livello anche delle scritture, ma proprio nella praticamente a superare questo senso di indegnità? Cioè, in what way can we practically overcome the tendency to think maybe I'm not worthy of it? So, well, it's a trick of the illusory energy. Questo è un trucco dell'energia illusoria. Because what's the idea? Qual è l'idea? To pull us away from devotional service. Di allontanarci dal servizio devozionale. I'm not worthy, therefore non I shouldn't. Sono qualificato. I shouldn't try to serve Krishna. I shouldn't. Allora non è inutile che provo a servire Krishna, tanto non sono qualificato. In a certain sense, none of us are worthy. In un certo senso, nessuno di noi è qualificato. We're all we turned away from Krishna, we ignored. Tutti abbiamo girato le spalle a Krishna. But Krishna is so kind. Ma Krishna è così gentile. The simple fact that he's there next to us in our heart. Per il semplice fatto che lui è seduto a fianco a noi nel nostro cuore. That even though we wanted like anything to forget him, leave him, turn our back on him and go away. Anche se noi vogliamo più di un'altra cosa, girargli le spalle, allontanarci da lui. How many people that have done that to us have we stayed with them?
Quante persone hanno fatto così con noi e noi abbiamo cercato di stare con loro lo stesso? Usually. Se mi ignora, se mi tratta male, if you hate me and you don't want to have anything to do with me anymore, go. Se tu mi tratti male, non vuoi avere niente a che fare con me, ma vai a quel paese. Figurati se ti corre dietro. Figurati se. Why would I stay? Questa è la perché Krishna is so kind. Perché Krishna è così gentile. First, he gives you the whole material manifestation to work out your desires, to play and do what you want. Prima ti dà, ti crea tutta la creazione materiale per farti fare quello che tu volevi fare, perché lui l'ha creata proprio perché noi l'abbiamo voluto. Yeah, he gave us a chance. We didn't create it. Didn't come from us. Per lui ci ha dato questa possibilità. He gave us a whole playground. Ci ha dato tutto questo. Not only that, then he expands and he comes in another form called Paramatma and follows us right next to us. Ma non si ferma lì, lui si espande e entra nel nostro cuore nella forma di Paramatma, anima suprema, e ci sta vicino, ci guida. And he drives us through all these different experiences. E lui insomma ci accompagna attraverso tutte queste esperienze. But always waiting for us whenever when you want to come back, I'm here. Ma e comunque lui sta lì ad aspettare, cioè quando vuoi tornare io sono qui. And even when we went into all kinds of horrible forms of life. Anche quando noi entriamo in forme di vita molto degradate, molto basse, sofferenti. He's still, he's always been there. E lui lo stesso ci segue anche in quelle situazioni. And as soon as we thought, well, maybe, we started to turn a little bit. E subito, come pensiamo, ma magari, e mi volto un pochino verso Krishna, lui subito ci abbraccia. He's just waiting for us. Perché lui ci sta aspettando. So if we can meditate on that. Se noi meditiamo in questo. Even if we think we're not what we made, yes, none of us are qualified. But Krishna is our. Krishna loves us anyway. Ma lui ci ama lo stesso. Every single living entity. Tutte le entità viventi. Even the one who's in an ant body or a anche snake body. L'entità vivente che è in un corpo di serpente o di formica. He has the same love for. Every single living. Lui ha lo stesso amore per tutte le entità viventi. But he doesn't want to force us. Ma non ci vuole forzare. He's waiting for us to voluntarily come to the right conclusion that I want to love you. E lui sta aspettando che noi volontariamente arriviamo alla giusta conclusione che ti voglio servire, voglio amarti. And what better friend can you have than that? Quale migliore amico puoi avere meglio di Krishna? C'era Chaitanya Sarupa. I remember just real quick. Fai la domanda poi vai via. I remember I had a friend. Mi ricordo che avevo un amico. And when I became a devotee of Krishna. E quando sono diventato un devoto di Krishna. I had maybe two or three close friends. Avevo due o tre amici intimi. And that. Because I wasn't interested in the same thing as them anymore. E siccome non ero più interessato alle stesse cose che interessavano loro, l'amicizia era scomparsa. I remember one he came to see me when we were chanting. Una volta mi ricordo che uno di loro venne a trovarmi mentre io stavo cantando. I remember one another one came to visit me at the temple. E un altro mi era venuto a trovare al tempio. It's only Krishna. Ah, ma tu parli solo di Krishna. And then no friendship anymore. E quindi non c'è stata l'amicizia, non c'era più. But Krishna's not like that. Ma Krishna non è così. We've blasphemed him, spit on him, hated him. Noi lo sosteniamo, gli sputiamo, lo odiamo. We've told everybody that he doesn't exist. E diciamo a tutti che lui non esiste. How would you like it if I told Nadia doesn't exist? Ti piacerebbe che Nadia non esiste?
And I just when you were right there, I just kind of looked over you. You would just horrible. Krishna never forgot us, never left us, no matter how nasty we were towards him. Krishna non ci dimentica mai, nonostante che noi ci siamo, non importa quanto siamo cattivi con lui, quanto siamo mascalzoni, lui è sempre pronto ad accoglierci. Ok, Chaitanya, grazie, ti chiedevo, hai parlato delle tre guna, e ti chiedevo, trovo, almeno parlo personalmente, più difficoltà a portare vicino alla coscienza di Krishna, o comunque a Dio, molte persone che sono nella virtù ma non credono in Dio, piuttosto che persone che sono in passione e in grazia, che tanto prima o poi sai che cadranno al male. Chi invece è molto in virtù, molto spesso, proprio in virtù e non credono in Dio, a volte fanno fatica ad ascoltare. Prabhupada explains that in the Bhagavad Gita. Prabhupada spiega questo nella Bhagavad Gita. The problem with, because also material virtue. Perché anche la virtù materiale gives you a certain sense of benessere. Hai un certo senso di benessere. Io sto bene. I'm happy. Everything is okay. Everything is going nicely. Tutto sta andando bene, quindi. And Krishna explains four different kinds of people who approach him. E Krishna spiega che quattro tipi di persone lo avvicinano. First one is one who is suffering. Uno di questi è quello che sta soffrendo. One who is poor. Uno che è povero. Have some money. Che aveva dei soldi da persi. No, una povera. Una povera che cerca i soldi. Ah, scusa. One who is curious. Curioso. And one who's actually in knowledge. E uno che è alla ricerca della conoscenza. It's a certain level of virtue. Ci sono certi livelli alcuni livelli di virtù. Because if they're atheists, they're not really in virtue. Se sono atei non sono veramente in virtù. But that tendency can be there. I'm not having. Because what does it mean being in goodness? Perché cosa vuol dire essere in virtù? You don't have too many problems in life. Che non hai molti problemi nella vita. Heavy reactions, so like disease. Non hai delle reazioni pesanti come la malattia. Losing your money, so many. Perdere soldi. Heavy suffering. Those things come from sinful activities. Queste cose arrivano dalle sono reazioni dalle attività peccaminose. So if you're in virtue, maybe you're a vegetarian, you don't, you know, you do everything nicely. Magari tu sei vegetariano e stai facendo tutto bene. You won't have so many problems. E non hai molti problemi. Reactions. Molte reazioni. So you will think, I'm okay. E pensi, ah, and you'll forget that you're going to get old. Ti dimentichi che diventerai vecchio. You're going to get diseased. Che ti arriveranno comunque le malattie. And you're going to die. E dovrai morire. And you'll think, you'll be in illusion, thinking, well, I'll be like this forever. E lui sarà in illusione. E lui, siccome non ha una vita abbastanza tranquilla, penserà che andrà avanti così per sempre. But by reading Bhagavad Gita, we're reminded that no, this is not going to work. Ma leggendo la Bhagavad Gita ci ricorderà che questo non è che durerà a lungo. This platform of goodness is just the stepping stone. It's favorable. Questo stadio di virtù è come potrebbe essere favorevole. Un ponte per saltare in spiritualità, ma non necessariamente. Not necessary. It's a good beginning, but that problem is there, that trap is there to think that I'm okay. Ma quella trappola è lì per farti pensare che tutto va bene. Whereas someone who's suffering, colui che soffre,
he might be more willing to take shelter and try to find some answer. Avrà più desiderio di prendere rifugio e cercare delle risposte. Ok, I think we better end. Vuoi dire qualcosa? Sì, posso aggiungere una cosa? In English or? Say first in English. Sì, volevo, I wanted to say, I think sometimes somebody who is in Sattvaguna, it can be very difficult to come to the step of accepting Krishna. You know, just as much as somebody who is in Rajas or in Tamas. Should I translate? Or? Yeah, to peace, by peace. Allora, comunque, anche se sei in Sattvaguna, può essere molto difficile diventare un devoto di Krishna. Però, appena passato questo punto, queste persone che erano già in Sattva, sicuramente avranno meno difficoltà a avanzare. Capito? Perciò magari c'è l'ostacolo principale, però una volta che hanno accettato non devono più smettere di fumare, smettere di bere, smettere di andare in discoteca, capito? Sono già lì. Perciò l'ostacolo sì, magari è lì, però una volta passato sarà sicuramente più facile per loro. Non so. Grazie. È quello che lo chiamano l'orgoglio spirituale, questo? Per una persona che si sente in virtù ed è talmente orgogliosa che pensa forse di essere arrivato, allora pensa che nulla, che non può andare oltre. Sì, anche. Ora, come dicevo prima, uno che pensa io non sto bene, insomma, e dimentica il fatto che non starà bene per sempre.